per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Adeus Saturnus. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte, Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Perque maestate tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Male, non piangere, ma come il piccolino mio piange? Sentito, il cuccioletto mio. Io vado. Che cosa ti succede? Ecco, ti imbraccio, papà tuo. Lo vedi che sono tornato. Gli spinaci stanno a cuore. Stai bene con papà tuo? Non piangere, non piangere. La vedi, viene da te. Stamattina era in chiesa, non l'hai vista? Sì, l'ho vista. Ripulita, chiamala qua. Provaci tu, a me non mi sente. Annelore? Vieni un po' qua. Che vuoi? Ti sei confessata? Vieni dentro quella pancia. Salute, buongiorno, ragazzi. Vieni via, Annelore. Ah, state bene insieme voi, eh? Tu sei nera come la notte e lei bella rosatella come il giorno, non è così? Vattene, chiacchierone. Salve, Mister Istanbul. Tu niente chiesa. Cosa? Niente chiesa. Io vado a moschea. Niente chiesa, non niente visto. Paradiso. Guardala là. Svergognata sulla tomba di suo marito. È appena morto ed è già con un altro. Andiamo. Ernestino, vieni via. Per me li metterei a posto io. Buongiorno. 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 Buongiorno, buongiorno. Non rispettano nemmeno la forma. Vieni, andiamo, non abbiamo nulla da rimproverarci.
Non fermarti. Perciò gli è andato scemo il ragazzino. Ernestino, ma che fai impalato? Non vedi il pullman? Con tutti questi turchi mi sembra di essere in Oriente. Sei tu, Abra? Da dove stai venendo? Salute, Georg. Abra. Ciao, Abra. È un bel po' che sei qua. Sono tornato. Dove sei stato tutti questi mesi? In città sono stato. Benvenuto. Come va, Abram? Bene, grazie. Bentornato. Piacere di rivederti. Buongiorno. Che ti dicevo, è sempre Buongiorno. Un bel figlio. Buongiorno. Abram, sei arrivato a proposito. Proprio c'è di la te trebbiatrice da riparare, dobbiamo raccogliere il grano prima che piova. Bene, domattina vengo da voi. Mi raccomando, domattina presto. Io torno in chiesa. Arrivederla, reverendo. Arrivederla. Buongiorno, madre. Non mi saluti, Abram? No. Speriamo che il bel tempo si mantenga. Oh, eccolo qua. Dove ti eri cacciato, vecchio orso? Qui con noi devi stare. Sì, hai ragione. Mamma, me la dai la chiave? Vieni, noi si va a mangiare. Aspettate. Me l'immagino io da dove sta venendo. Ricominci con le tue malignità? Franz, scendi da quell'arnese, capito? Vuoi rovinarti il vestito della domenica? Te l'ho appena detto. Fai sempre di testa tu. E a casa prenderai il resto. Fuori, banda di porci zozzoni. Avanti, abbuffatevi. Via, via, via. Farà caldo oggi, io sudo già. Attacchiamo il rimorchio e si va. Brigati, sali su, Abram. Ti porto là, così vedi di cosa si tratta. Abram, te ne vai? No, qui alla trebbiatrice. Venite, venite dritto. Più forza, dateci dentro, ma ci vuole tanto a spingere. Venire tu qui. Tu non contento. Venire tu a tirare adesso. Venire tu qui a tirare. Fregatevi, venite più avanti col rimorchio se avete rotto le scatole. Alza, alza il timone, non vedi? Togli il gancio tu. Fermare così. Attento. Non sapete nemmeno lavorare. Vieni, Abram, guarda. Qui c'è qualcosa che non funziona. Secondo me il trinciapaglia è partito. Oppure è il tamburo del pestapaglia. Vi si blocca. C'è qualcosa di poco chiaro su Abram. Barbara sta sempre a questionare con lui. Si sente fin quassù, vero Franz? Strillano come oche. Aveva il muso lungo ieri quando è tornato. Oh! Oh! Mira! Su, Dicione, guardi sotto le gonne. Hai avuto l'estrema unzione e ancora ci pensi. E stati zitta che ci stava. Mi piacerebbe, eh? Beppo ha detto che Abram è stato sino a ieri in prigione. L'ha visto il fratello di Steiner quando è andata a trovare il padre, che era dentro per ubriachezza molesta.
Per questo Barbara è andata a Landshut la settimana scorsa. Il motivo non l'ha mai voluto dire. Mi stai a schiacciare i piedi, cretino. Comunque, sono affari anche nostri. Tu stai in guardia di notte. Tieni un criminale in casa tua. E non lo sai. Certo, sono affari anche miei. Ah! Attenti alle sottane, donne! Franz, butta quella bestiaccia! Qualcuno per portarvi il mangiare. E dove lo prendo qualcuno? Va bene, lascia stare, troverò io. Sta attenta, sei matta. Ti troncavo le dita se partiva. Abram. Che c'è? Posso venire su? Sì, ma non farti male. Ti ho aspettato tanto, sai? Eccomi. Mi vuoi un po' di bene? Sì. Sei sicuro? Ma sì, sì. Mi spiace, t'ho sporcato d'olio. Anelore! C'è da portare da mangiare agli uomini! Non mi lascia un momento. Annelore, mi sposeresti se te lo chiedessi? Sarei un marito ideale, è tutto per te. Io non ho la zampa di legno come il tuo Volker. Volker alla Maria. E la sua padrona se lo vuole sposare. Dai, acchiappa. Non lasciarlo, questo pesa. Vieni, Franz. Sei lavorato forte oggi, stasera. Un pochetto. Altri due, su. Non ce ne stanno più! Questo carico è finito. Venite, venite, andiamo all'ombra. Senti tu. Ricordati che sei vecchio. Ah, non ti preoccupare, questo non mi disturba. Brigati, piccola, ho una gran fame. Speriamo che almeno il tempo si mantenga buono fino a domani. Può pure piovere quando gli pare. Noi abbiamo finito. E ci vediamo sopra per scordarci la faticata. Non facciamo la bella vita che fate voi. Io ti becco. Tu pensa a lavorarti la tua Maria o non a raccogliere il grano. Sei fermata, non
Nemmeno il trattore ti funziona, anche lui lavora come lavori tu. Ehi, venite! Hanno portato il mangiare! Abbiamo sentito! Veniamo! Si mangia! Venite! Sistemateli contro le ruote, allineati per sedersi. Allora, lo lasciate bere un goccetto? Dai giù, prima gli uomini. Dammi a prendere la birra. Aspetta come tutti gli altri, non fare il prepotente. Non ho fatto niente di male. Ti vorresti mettere in galera per questo? Ti piacerebbe, eh? Io dentro ci vado per cose serie. Se devi dire qualcosa, dillo. Che cosa dovrei dire? Secondo te c'è qualcosa che dovrei dire? Che è rimasto a fare in città, Abram? A lavorare come tutti. Già, se lo lavorano. Se davvero è stato in prigione, come madre dovresti saperlo. Io non ne so proprio niente, lo giuro. E poi è maggiorenne, la decide lui la vita che vuole. Tu ce la giri come ti pare. Quelli una madre l'avvertono subito. Che bisogno avevi di andare a Landshut? Non è colpa tua, Barbara. Credimi, non serve mentire. Ce lo dovrebbe dire. Ce lo dirà. Mi lasciate mangiare in pace. Non ti va di dirlo. Qualcosa avrà combinato. Che cosa? Ho detto che non ne so nulla, non so nulla. Non ci hai tanto convinto, la verità salterà fuori. Giù, tutto d'un fiato. Giù, tutta la bottiglia. Giù, dentro, dentro. Dai, devi berla, avvicinati, leggi un po' qui. No, no, fare avanti, piano. Coraggio, su, su, coraggio, Annelore. Non ti va? Allora dammi un bacino. Anche lui, su, coraggio, avvicinati. Su, ma che c'avete? Levati, mi fai male. Ehi, non ti attaccare troppo adesso. Basta, ci sono i bambini. Ora tocca a me, Annelore. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, signorina. Vuoi vedere che adesso diventerai pure turca, Annelore? Come va il raccolto? Beh, quest'anno ci possiamo accontentare. Non è male. Vieni già a prendere il latte? Zenta sta ancora mungendo. Fa niente, posso aspettare. Annelore, sei qua? Cosa volevi dirmi? Che mi sto annoiando. Smettila. Se continui a questo modo, Annelore, ti dovrò mettere alla porta. Ma senti, è uno strazio. E tu vattene, che ci stai a fare qui? Aspetto un bambino. Cosa? E il padre chi è? Penso che sia Abram. Un bambino da Abram. Se vuoi puoi venire, Paola, il latte l'ha portato adesso. Ma lui lo sa. Diglielo, fatti dare i soldi e sbarazzatene subito. Tenetevi stretti, passiamo le buche. Se cadete e finite sotto le ruote, queste vi impastano meglio, vi fanno a salsicce. Oh, non ci sperare. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, ca. Buongiorno, salve.
Buongiorno, Iose. Hanno messo a lavare i pannolini? Mi sono fatto una macchia d'olio sulla camicia. Sulla mia ce la facessero pure sopra, me ne frego. Ci racconti come si sta in galera? Noi qui del paese non ne abbiamo la più pallida idea. Io in 75 anni non ci sono mai stato. Coraggio, racconta. Lascia perdere. Vai, ho finito. Bene, bene, bene. Che cos'hai lì, eh? Da qua. Dare il sapone mio! Dare! Ah! Ma prendertelo da dentro! Sei per scherzare, Giorgio. Scusa! Scusa! No, no, basta! Dare a me, tubo! Dare a me, tubo! No, no, no! Ehi, mi sono già lavato io! No, lasciare a me, tubo! No, basta bagnare! Basta bagnare! Finire, scherzo! Ci penso io! Finire, scherzo! Basta bagnare! Non strillare, porco mastro, che sentire! Tu andartene via di qua! Adesso avere paura, figlio di puttana, eh? La prossima volta te sbattere il latte di vacca! Che mammelloni! Non per te. Prova queste. Me la pagherai. Aspetta un po'. Vattene via! Ti seppellisco. Stai fermo, non ci provare. Basta con gli scherzi. Vai, va, pensa alla bocca. Posso avere 2 litri di latte? Non è male. No, stava attento, non tirare giù. Io avevo la pelle delicata. Uscire subito, sa. Abram. Che c'è? Abram, sono contenta di rivederti. Puoi venire domani da noi per la mia pittura. E domattina presto devo venire un'altra volta qui. Ho capito. Ma posso venire il pomeriggio. Come sta Ernestino? Sempre peggio, ha spessissimo mal di testa. Domattina, quando hai finito il tuo lavoro, vieni direttamente a casa, ti aspettiamo. Va bene. Mangerai da noi. Eccoli là, è con Abram, se lo mangia con gli occhi. Scendi giù di lì. Sai che ha detto il padrone della birreria? La birreria che è giù in piazza, dove prendo la corriera. Beh, che ha detto? Dice che Abram gira in quei posti frequentati solamente da uomini. Hai capito? Come va, Georg? Ah, ho un subbuglio nella pancia, tutto un rimescolamento dentro. Dice Paola che Abram va in giro con gli uomini. Glielo hanno detto. E dicono che l'hanno messo dentro perché è stato sorpreso più volte con loro. Che ne dici? Beh, è possibile, basta guardarlo in faccia. Ma è poi così, a parlare si fa presto. Accidenti, mi si rimuovono tutte le budella. Prendo 1 litro di più oggi. Sì, lui essere protetto da partito progressista. Lascia lui parlare. Discutere di questione politica importante. Discussione seria. Ehi, guardare chi venire. Paola. Paola, quella sì che è politica, che piace a me, tu stare bene con lei. Magari. Sì. Abram. Abram, chi è che lo vuole? Non c'è Abram. Per fare, cosa vuoi da lui? Abram, ti devo dire una cosa. Che cosa c'è, Anelore? Ti devo parlare, è una cosa importante. È successo qualcosa? Niente, è venuta a parlarmi. Ascoltami, fai meglio a tornartene via e non pensarci. Te lo dico nel tuo interesse. Sì, stai zitta. Stai zitta a me. Tu a tua madre stai zitta. Chiedimi scusa. Non gridare. Non gridare, eh? Già, io devo avere tutti i riguardi e tu no. Tu fai come ti pare e piace. Forse è meglio che te ne vada.
Ci vediamo stasera al caffè dello sport. Non lo so se potrò venire stasera. Dopo mangiato sono invitata dai padroni. Magari cerco di venire più tardi, ma mi devi aspettare, mi aspetti? Non c'era punto, non avevo le carte. Guarda, guarda, tutto schifoso. Ma ti porta ancora qualcosa? Nessuno ti... Adesso tocca a me. Io vedo 4-6 e 4-10. Punta così. Così ho finito. Io gioco, non faccio piangere. È un cattivo giocatore. A me non mi finocchi. Vediamo, vediamo cosa hai in mano. Porta anche a te una birra. Sì, birra. Ti è alzata la mediana quando tiro, no? Ferma. Allora così. Ecco, dai. Quello è via, cambiamo. Dai, vieni tu, via, vieni, vabbè. Ecco la mia. Questa è la tua. Basta. Sì, sì, grazie. Così, più forte. Su, alzalo. Bravo, ma la ferma la cosa. No, blocca così. Via. Non alzare. Che fai qua? Stai bene. Ma sei nervoso oggi? Che? Non mi sei lavato i capelli. Che bei capelli. Vai, vai, non ti niente. Ti voglio tagliare questi capelli. Mi portate le forbici? Poggia la testa qua. Lasciati accarezzare. Ora ti sforbico tutto. Piello, che arriva in forza. Vedi? Arrivo, ecco, arrivo. Fermo, fermo, poi non vieni. Ai. Qualcosa di traverso? Sì, la tua musica, beat, mi sta sullo stomaco. Niente di strano se una musica così stupida va di traverso. In 75 anni mai sentito scemenze simili. Ad Abraham non piacciono i dischi, Bido. Sta zitto tu, hai troppi capelli da donna per i suoi gusti. Certi uomini dovrebbero tenerselo nel frigo. Via, via, gira al lago. Niente stupide canzoni, beat. Le scegliamo noi. Povero Abraham, adesso l'avete offeso. Prendi ancora una birra? Sì, portamene un'altra. Non mi guardare a quel modo, a me non mi incanti. Bevi e lasciami stare i clienti. Questi sono i soldi. Tanti saluti. Ci vediamo, bella. Sì. C'è la sorpresina oggi. Ti porto a sposare. Quanto è bella, eh? Bella la fidanzata, bella lei. Aspetta, stai buono. Annelore, che fai? Gli occhi grossi? Allora, ti è piaciuto lo spettacolo? Andiamo bello. Buono, buono, stai buono, dove vai? Con me non devi litigare. Avanti, cammina. Su, bello. Lo sapete perché la macchina si inceppava? Perché non c'era dentro neanche una goccia di lubrificante. I lubrificanti te ne intendi? Rischiavate di fondere tutto. L'essenziale è che cammini di nuovo, sbrigati. Ho quasi finito. Ma che t'ha preso, che? Lo sapete la macchina? Lo sapete che aveva? No! Che cazzo? Non le avevano mai messo dentro l'olio!
perciò aspettavano che venisse Abram. Lui è venuto, gli ha dato una guardata e gli ha messo dentro l'olio. Abram l'ha lubrificata ben bene e l'ha tutto vapore. È la sua specialità. Ehi, Barbara, che vi ha detto vostro figlio che usa l'olio di semi? Smettetela con le vostre porcherie. Noi non le facciamo le porcherie. Lasciamelo dire, Barbara. Sei tu che gliele lasci fare, segno che ti va bene. Sei sempre sua madre, non scordartelo. Certo, è figlio mio, ma non posso farci niente. Come ve lo devo dire? Lasciatemi perdere! Mamma, non guastarti il sangue, non c'è niente di grave. Non è grave? Per te non sarà grave, io voglio che la gente vi stimi. Non rimettere più piede in paese e sparisci! Non mi puoi obbligare ad andarmene. E non hai nessun diritto di cacciarmi. Tu te ne vai e presto. Non ho nessun diritto. Tu non sei niente, sei contro natura. Spero solo che ti svergognino tanto, ti diano tante botte, che tu te ne vada e scompaia per sempre, come se fossi morto. In paese non è come in città, che queste sudicerie sono un bando. Ho vergogna persino di guardarti in faccia, vai! E dillo, dillo pure che vai con gli uomini, tanto lo sanno tutti. E con questo? Cosa? Ne sei anche fiero? Se è la verità, devi avere il coraggio di dirlo. Dillo schietto, a voce alta, quello che sei. Di io sono uno così. Sei qui, Abram? Non hai ancora finito. Non vieni a casa da noi. Che è successo? Non sei tu che ci aiuterai. Ernestino! Abram è un tipo per bene per te, eh? Con lui ho molta più fortuna io di te. Non capisco di che cosa parli. Te lo porteresti volentieri a letto, non è vero, eh? Vedi di piantarla. Non mettere bocca, è meglio. Tu ti lasci mantenere da lei. Non hai da dire proprio niente. Ti paga e ci vai a letto, eh? Brutto porco. A me? Vattene, sei un povero storpio. Andiamo, Ernestino, vieni via. Abram, vieni con noi. Bell'esempio. Alla gente per bene viene la nausea a vedere uomini come voi. Suo marito è appena morto e si tiene in casa due uomini non sposati. La dovrebbero arrestare. Abram non ha finito? Sì, adesso funziona. Sarebbe ora di cambiarla questa trepiatrice. Guarda se c'è Franz di sopra, io non lo vedo. Sì, è più apri il sacco. Sta mai fermo. Adesso salgo. Guarda che non caschi, eh. Sì. Allora, va tutto bene? Pare di sì. Stoppa. Ogni volta che freno, salta giù. Almeno la marcia è in grano. Sì, in grano. Ci riuscite? Ah, ancora non se ne parla. Ah, io vado in bicicletta, faccio prima. Ma è il telaio che è storto, per forza. Era più importante riparare il trattore e la mietitrice. Per la mietitrice aspetto il nuovo cilindro. Non vuoi fare merenda prima? No, mangio fuori. Sì, è in birreria che vuole andare. Ci sarebbe bisogno di una nuova mietitrice. Lo sai che mio padre buonanima è stato il primo in paese ad avere una mietitrice? Lui sì che se ne intendeva di meccanica. Come te. Invece Folker non ne capisce niente e pensa che io glielo rimproveri. Poi vieni a mangiare qualcosa? Uh-huh. Devi sempre leggere quella robaccia!
Perciò non dormi la notte. Dove l'hai trovato? Dammelo. Dai qua quel giornaletto. Ernestino, vuoi scendere da lì? Vieni un po' qua. Smettila. Dammi quel giornaletto. Dammelo. Posso lavarmi le mani? Accomodati. Siediti, siediti pure. Non spendo più un fenic per Ernestino. È scemo, non c'è niente da fare. Se penso ai soldi che ho speso per lui. Non ha idea di quanto costi la stupidità. Non vuole studiare, non ce la fa. L'hanno tenuto un bel po' all'istituto psichiatrico. E lo so io quanto mi è costato. Con che risultato? Che peggiora. Buon appetito. Grazie. Quello che mi avvilisce di più è che non scambia una parola con me. Sembra muto quando gli domando qualcosa. Gli dico Ernestino, una persona ben educata deve rispondere sempre. E lui muto come un pesce. Gli dico Ernestino, se hai mal di testa fammelo sapere. Ma lui non parla. Ah, hai perso un bottone. Guardo se ne ho uno uguale. Con quanto tempo rimani, Abram? Non lo so ancora. Mamma, non mi vuol bene. Ma no, non lo pensare nemmeno. Veramente? Non mi vuol... Ma che cos'hai da far fugliare adesso? Questo può andare. Non vuoi morire, mamma? Ernestino! Ti ho sognato che eri morta. È così, non toccarmi. E poi dicono che non è matto. Non ne posso più. Abram, non ci servono puttane. Ma che stai a dire? Salute, Annelore, mi chiamavi? Sono stata al caffè ieri sera e tu te n'eri andato. Nel paese non fanno che parlare di te e tutti ci ridono sopra. E allora? Dicono che te la fai con gli uomini. Sei arrabbiato con me? Perché dici tante scemenze? Ma che ne sai tu?
Io non ci credo. Ma intanto la gente lo dice. Mandala via. Ma ti vuoi star zitto? Ah! Deficiente! Tu sei una maiala! Ah, sei una maiala! Abram, lo senti? Avanti, digli di smettere. Ernestino. Puttana! Io ti stacco quella lingua! Annelore, lascialo stare. Te la stacco! Cos'è? Che succede? Cosa ti fanno? Mamma, mi sta a picchiare. Ti ha picchiato! Va via, pensa agli affari tuoi, hai capito? Abram, mi caccia, aiutami! Ti devo dire una cosa, da solo! Abram, vieni qua! Ma lo vedi che mi manda via, mi vuoi sentire? Sei un maligno, non voglio più vederti! Sei un gran vigliacco, ecco! Questa non me la dimenticherò, Abram! Tieni! Ah! Ah! Ah, ti sta bene! Ah! E le altre quanto due? Quanto vi devo allora? Fa 6 marche e 35 pfennig in tutto. E dite a Maria che venga a pagare il suo conto. Non usiamo far credito a gente mal vista da tutti. Diteglielo pure a nome mio. Adesso se ne accorge. Qualcuno gliela pomperà. Vigliacco fottuto. Perderà la camera d'aria. Se lo pesco gli sputo in un occhio. È vecchia. Non l'hai mai cambiata. Portala a gonfiare dal tuo amico, dal tuo Abram. Lui ci sa fare. Cosa fai qui? Non ti riguarda. Aspetti Abram? A me lo puoi dire. Non lo voglio più vedere. Mai più. Mi dai una birra? Mm-hmm. Prendila. Niente. Hai sete, eh? Ah, che caldo. Non riesco a lavorare se stai qui. E perché? Dove devo stare? Stai scosciata come una troia. Lo sai che lo sono. Già, me l'ero dimenticato. E allora vediamo che cosa sai fare. Ma va, lascia perdere. Appena vi viene voglia, saltate addosso. Io non ci rido tanto. Tra noi non ci sarà niente. Non ti illudere. Ecco, è la lama che si è spostata. Devo tirarla fuori. Non riuscirai a ripararlo da solo. Me la tieni un momento. E va bene. Ma ti avverto, non è gratis. Voglio essere pagata. O non ti faccio niente. Non ti ho chiesto di far l'amore. Non ho un soldo in tasca. E tu provaci.
Me lo dici perché ho un piede di legno? No, per come ti comporti. Ti conosco. So difendermi se voglio. Se non avessi un piede così, lo sai, avresti ben poco da difenderti. Nasconditi, arriva qualcuno. Stai giù. Ma che mi importa? Salute, Otto. Buon lavoro, Volker. Hai paura di Maria? È lei che porta i pantaloni in casa. È perché è più vecchia. Stai zitta. Anche lei puttana. Come lo sono io. È per questo che non mi può buttare fuori. Ha già tutti i denti cariati. Se volessi potrei averti ora. Se lo volessi io, poi diranno che è colpa mia. Ma non mi guardare in quel modo. Sembra che fai l'amore con gli occhi. Non mi toccare, mi dà fastidio. Perché non te ne vai da Maria? La notte la fai sempre col vecchio fornaio, con Friedrich, perfino con Abraham. Ma non con te. No, lasciami andare. Ho bevuto troppa birra. Oh. Va bene, ti pago. Pago tutto quello che vuoi. Allora paghi. Ma dopo voglio avere i soldi subito e tutti. Che aspetti? Ti vuoi sbrigare? Ti pagherò, sta tranquilla. Ah, lascia stare, va bene così. Speriamo che non succeda un incidente. Non succederà. Ora vado via e ti lascio solo. Sei contento? Lascia guidare anche me. Va bene. Ecco, sali. Siediti bene. Qui hai la frizione. Tieni stretto forte alle manopole. Con questo dai il gas. Lo dai piano piano. Avanti. Piano. Adesso lascia andare un altro poco la frizione. Ecco, bene. Non così veloce, un po' più piano. Lasciala andare. Ti sei fatto male? No, non è successo niente. Ti sei sporcato i pantaloni. Avrai preso una bella paura. Guarda. Vorrei viaggiare anch'io. Viaggerai. Io sono andato in Olanda. Quando avevo la mia motocicletta. Sì. Sono arrivato fino a Rotterdam. Io non sono mai stato fuori. Se tu lo vuoi, una volta ci andremo insieme. Anche subito. Appena avrò un po' di soldi, Allora verrai con me. Allora vedrai. Ci capiremo, Ernestino! Che cosa fai? Tua madre non sa che stai con Abraham? Sali in macchina che ti porto a casa. Vai dentro, Franz. Via. Chi ti ha detto di scendere? Torna al tuo posto. Allora, ti decidi? Come vuoi, lo dirò a tua madre.
Allora è vero quello che si racconta. Che cosa? Tu non ti muovere. Vigliacco! E non farti mai più vedere da noi. Figuratevi Barbara quando saprà che ha portato Ernestino sul ponte. Mi importa assai di Barbara. È quello che poteva fare Ernestino. Ma aspetta. La motocicletta la lasci qui. Dalla a me. Ecco. Così ci sta. Andremo un po' più piano. Bisognerebbe denunciarlo alla polizia. Catino e il secchio. Tieni. Giralo. Presto. Lascia fare a me, Barbara. Tienilo bene o rovescerai il secchio. Ah, non c'è pericolo. Tu, reggi forte. Non lo sapevate? Via. Nel secchio, avanti. Loro ci provano, certo. Anche nei gabinetti della stazione. E tu come lo sai? Lì si devono aprire i pantaloni. Ci pensano loro ad aprirli. Spingi col piede, dai. Sì, alla stazione va bene, ma sul ponte. Ora c'è. Lei lo ha visto bene, no? Dammi qua. Prendi. Barbara! Pronti con l'acqua? Spero che Franz non abbia capito. Gli ho detto di non guardare. Ci voleva anche questa. Si fatica a tirarli su a dovere e poi tutta la morale ce la guastano questi porci. Dai, rovescialo! Tira! Tira! E chi ha detto Ernestino? Quando? Quando Abram se la faceva con lui. È rimasto impressionato o gli piaceva? Lo domandi come se ci provassi gusto a saperlo. Tiratelo fuori. Su, forza! Accidenti, quanto pesa. Avanti con l'acqua. Badate al fuoco voi, o non avremo acqua bollente. Vorrei tanto dire quello che si merita tuo figlio, ma me ne starò zitta. È molto meglio per tutti e due. In fondo sei soltanto la madre, non è colpa tua. Ho cercato di tutto per allevarlo bene, per farne un uomo, mi puoi credere? Lo chiudevo in casa e lo picchiavo. Gliene ho date tante che mi si gonfiavano le mani. Probabilmente non era abbastanza. Certi hanno bisogno di doppia razione. Come a me. Per anni mi hanno pestato a sangue. Su, forza. Quello è il risultato. Più in alto. Me lo ricordo bene. Strillavi come questa scrofa. La cosa migliore per tutti è di cucirsi i pantaloni, vero? Strillavi come questa, ricordi? Idiota! Io non ho paura. È morta, non fa niente. Dalle un bacino. Vieni qua, Franz! E tu levati dai piedi, va a lavorare. Dai, se mangia la carne la deve mettere in bocca lo stesso. E questa è fresca. Lo picchiavo giorno e notte, in continuazione. Ma non servivano le botte, aveva il sangue da porco. Ma non bestemmiare. Non dovresti dire questo, Barbara. È una creatura anche lui. Parli contro natura. Appunto, perciò è diventato così. Così come? È di questo che volete accusarmi? Porta via. Va bene.
Su, oh, sveglia, dati da fare. La fabbrica ti ha fatto scordare come si lavora. Ah, non aver paura, questo è un riposo. La paga non te la regalano. Na, 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 maialo d'ammazza. Gira, tira, a butta qua, qua. Quattro cosce o da sala, la, la maiala non lo sa. Risparmiatevi il fiato. Così, giù, spingi giù, spingi, spingi, spingi giù, spingi giù, ecco. Spingi giù che vai bene. No, ci avete messo troppa legna. Libera un po' la graticola, così il fuoco si soffoca. E io ci sto a soffiare da mezz'ora. Apri quella finestra che entra un po' d'aria. La volete, mamma? Buongiorno a tutti. Buongiorno, credevo che veniste alla prova del canto. Non vede che stiamo lavorando. Il lavoro è più importante del canto. Silenzio, attenti che taglio. State tutti fermi. Ah, vedete quanto ce n'è? Lo tiriamo fuori quando prepariamo. Dimmi, Franz, lo fai il compito della scuola ora che il raccolto è finito? Il bambino ci aiuta ancora. Un'oretta al giorno potrebbe anche applicarsi. Noi non abbiamo studiato di più e non siamo diventati fannulloni. Comunque la chiesa e la scuola rimangono la base di tutto. Altrimenti vengono su ribelli. Ma non dire scemate. Io la penso all'antica. Bravo. Oh, è arrivato il caffè. Grazie. È caldo. Grazie. Lavaggio del cervello. Venga. Prima un pizzico di sale. A me. No. Su. Sì, state calmi e avrete la vostra parte. Non l'ho chiesto prima io. Ma no, io voglio quello. No. Su, sbrigati. Quel pezzetto lì. Vuole favorire? No. È buono. Non ho voglia. Non insistere, a noi piace. Anche a me piace. La signorina è disgustata, eh? Quella non ha bisogno di cervello. Annelore invece non ne mangia mai abbastanza. Ma vedi, guarda. Su, ce n'è anche. Ciuccia. Bisogna fuggire all'arco. Ehi, ragazzi! Vattene dai fornelli, ragazzino. Ve ne volete andare via? Se vuole venire a casa c'è dell'altro caffè. Venga, è lo stesso. Tante grazie. Buongiorno, Paola. Buongiorno, signore. Devo sbronzarmi perché sono triste. Perché sei triste? Vieni anche, prendilo. Eh? Tu! Cos'è che non va? Il suo fidanzato va più volentieri con un uomo. Non ci pensare, Annelore, ci sono qua io. Lo dimenticherai. Sono gentile con te. Eh? Io non sono come Abram. E ci sono pure io. Ah. Guardate, ora gli tagliamo la coda. Via, finisci, via. Fuori, fuori da qui, via, fuori, fuori. Ma mi fa schifo. Senti come scodinfa. No. Vuoi un po' di codino? Fa vedere come sei brava. Vediamo. Su. È molto meglio di Abram. Adesso lasciatela andare. Le voglio togliere io. Sta ferma. No. Oh, alza i piedi, non voglio superare. Coraggio. Via. No. Acchiappa. Datemele. Prendi. Brutti porci. Datemeli. Via. Mettetela. Basta. State esagerando. E tu chiudi un po' questa lagna. Ha ragione. Vogliamo lavorare?
Ci stavi, eh? Ti piace questo sport? Porcaccia miseria, mi ha ripreso il mal di pancia. Non vado più con nessuno, con nessuno. Fosse soltanto uno. Ti vuoi star zitta? Hai detto a me? Sapete che vi dico? Quasi quasi mi metto in mezzo al lavatoio, se no finisce che me la faccio addosso. Sei un cesso. Non verresti neanche con me, nemmeno col fornaio, neanche con Federico e con Max. Oh, mio marito, lascialo fuori. E smettetela di tormentarla, aspetta un bambino. Come? Cosa? Un bambino d'Abram. Non gli basta inguaiare gli uomini. Ci prova anche con le donne. Povera piccola. È stato un gran mascalzone. Bisogna fare qualcosa contro questo incosciente. È un mostro. No, non è uno di quelli. Dovrebbero chiuderli in galera, non compatirli. Statevi zitti, male lingue! Ai nostri tempi era diverso. Non c'erano tanti vizi e c'era più rispetto per tutti. Hai ragione, non succedevano certe cose. Succedevano una volta sola perché li castravano. Intanto quello circola libero e nessuno fa niente. Ma stavolta ci penso io. Vediamo chi la spunta. Molto bene. E chi la ferma più, quella? Ci voleva una femmina. Guardala, la reginetta dei maiali. Paola, non pettinarti qui, ci sono le salsicce. Il grasso dei tuoi capelli, te lo tieni in testa. Hai mentito sul fatto di Annelore. Lei va a letto con mezzo paese. Ti assicuro che non può essere stato Abram. Annelore non si è ancora vista. Al solito era completamente ubriaca e piangeva. Ma perché la tenete ancora qui? Siete troppo buona. È uscita senza neanche mangiare. Peggio per lei, se non viene non mangia. Un magnifico trofeo. Tic. Che cosa ne pensa della storia di Abram? È un problema serio, anche per la parrocchia. Non gli abbiamo ancora pagato la riparazione della macchina. Non gli posso correre dietro. Maresciallo Huber. Sì. È urgente. Birra! No, no. Padrona, una birra. Sì, subito. No, qui parla Hopf, della macelleria Hopf. Il maresciallo mi conosce. Come? Insomma, mi fa parlare, per favore. Pronto? Parlo col maresciallo Huber? Ah, sta telefonando. Il maresciallo Huber? Senta, maresciallo. Alla salute. Salute, padrona. Necessario che lei venga immediatamente. Succedono cose terribili. Ah! È uno scandalo, un grosso scandalo. Tutto il paese, insomma, non lo possiamo tollerare. Questi si portano via un bel po' di valigie. Quando sono venuti a lavorare avevano solo i pantaloni con le toppe nel sedere. Adesso guardali. Già. Però sanno lavorare e non hanno mai dato fastidio alle donne.
Ve ne andate? Non mangerete più zamponi di maiale. E ve lo scordate come siete stati qui. Allora ve ne andate. Sentiremo essere la vostra stati molto sì, sentiremo la essere vostra stati molto gentili. Noi ritornare presto. Noi essere stati molto bene. Noi ricordare vostre gentilezze. Adesso andare perché il nostro autobus partire. Fare presto. Vieni, Max, bevi. Grazie. Guardate là. Hai visto, parte. Ehi, Abram. Dove vai così di fretta? Ah, non parla. Paola! Noi salutare. Noi partire per Istanbul. Non sapere se tornare. Veramente molto triste non vedere più te. Molto triste. Siete molto gentili. Noi abbiamo un regalo perché tu ricordare noi. Arrivederci. Grazie. Noi offrire Paola. Con tutto cuore. Spero tu mille ricordare grazie. Noi. A presto, Paola. Noi ritornare. Mica male, eh? È una scatola di cioccolatini. Sono dei bravi ragazzi questi turchi. Vedi che sto zigarrando. Prima che parte ci divertiamo un po'. Sì, ci provi, mancherebbe esce, anche beh. Questo. Inventa qualche cosa, su. Abram, ti porto io in un bel posto. Però ho una condizione. Devi lasciarmi fare come voglio io. Dai, tesoro, su, vai avanti, avanti. Non sei contento, eh? Non sei in vena oggi, c'è troppa gente, poverino. Avanti, su. Su, stai ritto. Mi sembri un sacco vuoto. Stai ritto. Perché hai l'aria tanto triste, Abram? Ti piacerebbe essere sul ponte con me, eh? Ecco i soldi, contali se vanno bene. Non valeva la pena di telefonare, quello sta per partire. Abram! Ho capito, non vuoi fare l'amore con me, eh? Ma che t'ha preso? Hai le tue cose, Abram, amore mio! Pensa se fosse lui incinta! Non lo lascerete partire. Io l'ho denunciato poco fa. Ah, per lui stavi a telefonare. Ho preso paura per il mio Franz, per questo. Mi è rimasto soltanto lui. Hai fatto bene. Attenzione, sta arrivando il pullman. Andiamo, il divertimento è finito. È proprio un peccato. Abram! È possibile, non partire! Non puoi partire, Abram! Avanti, no, salire. Non puoi partire! Non essere così scema, vieni via! Ma fate qualcosa anche voi altri! Resta con me! Resta con me, Abram! Dove vuoi andare? Ora non puoi più partire. La polizia sta venendo per te. Se fai storie, ti chiudiamo dentro al deposito delle pompe, finché non vengono a prenderti. Geo, io non mi fiderei a lasciarlo libero. Abram! Abram! Su, stai calma. Lascialo correre. Calma. Tanto domani lo prendono, la polizia lo cerca. Glielo devo dire, almeno. Sì, ragionevole, vuoi che pure il tuo bambino venga su invertito? Ormai non lo raggiungi, è sparito. Vieni con aspettare. Me. Aspettare, aspettare, essere altro bagaglio, te. Mi sbrigate, ho un orario da rispettare. Su, avanti. Datemi quel pacco, datemi il pacco. Passatemi. Non posso stare fermo, i passeggeri si aspettano. Avanti, salite, devo chiudere. Puoi essere fine del mondo se passare pochi secondi. Mio pacco, sveglio. Arrivederci. Arrivederci. Abram non lo ritrovo. Lasciami perdere. Se sono i soldi che vuoi, te li darò appena posso. Non toccarmi, mi viene la nausea. Stai attenta, se dici qualcosa Maria ti apro il cervello con una badilata. Ma che cos'hai? Abra!
Abram! E non gridare. Dove vuoi andare? Aspetto un bambino da te. Un bambino, non sei contento? Abram, lo sanno tutti in paese. Non puoi andartene ora. Un bambino mio? Sì, non ti lascio partire. Vattene via prima che ti rompa la faccia. Puttana, hai fatto l'amore con tutti e poi vieni a dirmi che il bambino è pure mio. Non partirai, vedrai. Mi siedo davanti alla corriera e griderò così forte che tutti correranno. Tu non ci credi? Ti do uno schiaffo. Porco che sei, invertito, zozzone, la gente ha ragione. Ma io ti faccio arrestare, sai. Venite, eccolo, eccolo, eccolo. E ne vuoi andare? No, no, tu non partirai. Lascia no. stare quella valigia. No, no, tu non stai con me, stai con me, stai con me. Ti faccio vedere io. Ti faccio vedere dentro, criminale. Criminale. Io ti ammazzo. Cristo, venite, aiutatemi. Cosa succede? Salvatelo, correte. Piano, fate piano. Chiamatela Maria. Maria! Vieni giù! Maria, presto! Mettetela giù, mettetela giù. Piano. Vieni giù! Piano. Ma... Maria! Io vado a chiamare un medico. Dio mio, l'ha ammazzata. È morta, poveraccia. Avanziamo così, sparpagliati. Una parte a monte, poi a valle. Noi gireremo dall'altra parte. Va bene, abbiamo capito. Avanzate piano, capito? Se vedete delle tracce, avvisateci subito! Voi restate con quel gruppo! Aprite gli occhi, guardate bene anche in alto, tra gli alberi! Tenete vicino le donne, non si sa mai! Niente, ma salterà fuori. Ehi, venite per di qua! Non mi lasciare sola, ti prego! Hans, Otto, andate da quella parte! Bisognava portare i cani. Dove sono quelli con i fucili? Non è strano pensare, che degli invertiti vadano con le ragazze, non credi? Mi chiedo come riusciranno a gonfiarle la pancia. Quel bestione! Aprite bene i cespugli! Guardateli, anche se li hanno visti gli altri! Wolfram! Sono qui! Voi spostatevi da quella parte! Sì! Karlheim! Si cambia direzione, saliamo verso la cima! Wille, piega a sinistra! Non perdete il contatto! Se porta ancora il coltello con sé potrebbe ammazzare anche altri! Non ci si vede niente! Abram, dove sei? Vieni fuori! Abram! Abram! È peggio per te! Vieni fuori! Abram! Tanto non ci sfugge tra le gambe. No, non ci scappa più. Arriveranno i cani. E lo tireranno fuori con i denti. Avrà quello che si merita. Sta venendo l'auto della polizia. Abram, esci fuori dal tuo buco. Attenzione. Senti, attenzione. Abram! Il maresciallo Huber. Abram! Polizia di Landshut. Abram! Si costituisca. Abram! Non opponga resistenza. Il bosco è circondato. Ripeto. Abram! Abram Kerler, si costituisca. State attenti, ragazzi. Il bosco è circondato. È stiamo tutti in gruppo. Vieni fuori. Andiamo tutti da questa parte. Abram! Abram! Vieni fuori. Non mi fare andare in bestia. Abram! Eccolo! Marinato! Fermo! Non fare stupidaggini! L'hanno trovato il porco!
muovere. Avrai quello che ti meriti. Avanti, cammina. Assassino. Pagherai per quello che hai fatto. La faccia contro l'albero, le braccia in alto. Lasciatelo noi, ci pensiamo noi. In galera i ragazzini non li troverai. Non ha più il coltello. Ti sei sistemato a vita. E se lo merita per quello che è. Portiamolo sulla strada. Largo, lasciateci passare. Sul voto dei parrocchiani per le tue elezioni e sulla benedizione della chiesa. Buongiorno, borgomastro. Tante grazie per la trebbiatrice. Non mi ringraziate, l'ho fatto volentieri. Finalmente abbiamo tutte le carte in regola. Ora possiamo sposarci. Molto bene, Maria. Il signor borgomastro ora vi farà un discorsetto elettorale perché domani non si è eletto un altro al suo posto. Vi faccia avanti quest'altro. Dov'è? Miderer, vieni un momento. Il mio discorso è molto breve. Offro a tutti una birra alla salute del paese.